momento di eleganza, moda, fascino e raffinatezza con il nostro Alessio De Carolis e Camilla Di Cocco. Musica. Ma non c'è mai una storia. Parla ogni volta a mente, c'è chi guarda e non vede niente, strana persona la gente, ne han dette di palle gli specchi, ne han visti gli imbrogli i miei occhi, bruciati dal vento, dal fango e dai campi di rose, imparo da tutte le testimone del tempo. Ma non c'è mai una storia uguale a un'altra, ognuno ha il suo racconto. Belli e bravi Alessio De Carolis e Camilla Di Cocco, questa canzone di Red Canzian, ognuno ha il suo racconto, che abbiamo incontrato secondo, a Sanremo. Secondo solo, vieni poi qui Alessio. Perdonami Paola, stavo pensando, allora, detto fra noi, siccome lui fa sempre cose in grande, perché Alessio è il più piccolo della compagnia, diciamo, a livello della, ma fa sempre cose in grande, però quello che dico io, cioè, è avanzata la stoffa del vestito tuo, hanno fatto la cravatta Alessio? Oh, Alessio che fa le cose in grande, qui ovviamente ha preso tanta stoffa e poi ci hanno fatto il vestito. È Alessio che fa le cose in grande. È Alessio. Lo vedi? Però bella piccolo grande uomo, io ogni volta che lo rivedo mi commuovo. Beh, perché era piccolino adesso è diventato veramente, dopo 400 puntate è un uomo, un ometto, proprio veramente. È vero, adesso sì, dicevi, no, l'abito non fa il monaco, com'era quella storia? Sì, perché no, adesso a parte la cravatta e il vestito, effettivamente l'abito non fa il monaco, facciamo vedere anche tutta la parte che è meglio che l'acqua. Io guardate le camere, se no non presento poi quello che vi ho dopo. Allora, dicevamo che l'abito non fa il monaco. Il monaco. No, questa è una cosa vera. L'abito, per esempio, la gatta bresciolosa che non pia pesce. E che so, ma tutto gatti, questo per arrivare a ciechi che va con la botte piena. Oddio, Madonna, fammi, ci siamo un po' incartati.